Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Buonasera, bentrovati come al solito per condividere con noi la nostra passione ovale, il nostro primo segmento di questa sera dedicato a un club che è stato promosso quest'anno dalla Serie B alla Serie A, parlo del Lumezzane Patarò, Lumezzane che oltretutto compie 50 anni, quindi due modi per festeggiare in una serata quello che è stato ovviamente un exploit. Un esploit di un club che noi attraverso questo primo segmento diamo il nostro contributo, in primis con la loro attività per quanto riguarda anche il rugby giovanile e femminile e dopo la festa vera e propria dei 50 anni e anche la promozione in Serie A. Quindi, vamos! Tue impressioni sul movimento giovanile che sta avanzando e cosa, visto che alleni la nazionale maggiore, vorresti che ci fosse a livello di comitati e di federazione per far crescere ancora di più questo movimento femminile? Bene, allora intanto ringrazio io voi e Lumezzane per l'invito e la possibilità di avere le ragazze sul campo, che è sempre un successo. E, a livello, allora, gli aspetti della giornata di oggi molto interessante, innanzitutto avere le due categorie under 16 e under 18, abbiamo visto anche delle giovani under 14, che sicuramente questo è il primo passo, è il futuro per garantire anche una continuità a livello di nazionale maggiore. E da questo punto di vista le strutture regionali che sono state messe in campo per lo sviluppo dell'attività giovanile e femminile sicuramente stanno portando i loro frutti. Come accennavi tu, certamente dobbiamo trovare il modo di coordinare tutte le attività all'interno dei comitati per fare in modo che queste situazioni, queste competizioni siano più numerose ovviamente se possibile e comunque il più partecipate possibile, quindi se riusciamo a concentrare tutte le situazioni giovanili italiane sicuramente daremo ancora un contributo maggiore alla crescita che comunque soprattutto a livello giovanile per il settore femminile è indiscutibile. A livello di nazionale maggiore abbiamo visto che essendo io uno dei rappresentanti dei comitati regionali ho visto le vostre due partite della nazionale al Sei Nazioni. L'anno prossimo? Ma l'anno prossimo perché abbiamo visto degli innesti di giovani certo, nel gruppo hanno fatto un qualcosa e cioè hanno portato una ventata di gioventù rispetto a quello che invece abbiamo visto a livello della nazionale maggiore maschile. Questi ingressi hanno portato un qualcosa, è una continuità, è una freschezza. Certo, noi abbiamo sicuramente la fortuna di avere un'ossatura della squadra maggiore solida e questo permette l'inserimento graduale, ma poi come vedi diventa anche definitivo nel momento in cui le ragazze si dimostrano all'altezza. Quindi questa struttura solida che ormai con il passare degli anni ha sulle proprie certezze ha costruito un ottimo gruppo, permette alle giovani un inserimento, come dici tu, efficace e quindi tutte riescono a dare un buon contributo. Tu investi anche dal Comitato Regionale Veneto e anche vice allenatore, allenatore in seconda, quindi tu le vedi dall'inizio, poi le accompagni in un certo modo verso quello che potrebbe essere un traguardo della nazionale maggiore. Credo che per ogni giocatrice sia il traguardo di giocare nazionale sia un traguardo abbastanza importante.
prima cominciamo a lavorare con loro, penso che sia importante questo, prima iniziamo la formazione, meglio è. Dopo se arrivano o no è un altro discorso, però credo che prima riusciamo a seguirle e avremo i nostri frutti. E la formazione è un lavoro, è un investimento, qualcosa a lungo termine. Non possiamo pretendere di formare in un anno o in due anni. Allora, il discorso è questo. Il lungo termine vuol dire 10, 5, 6, 7, 8 anni addirittura. Allora prima le prendiamo meglio è. Più qualità abbiamo, le scelte dopo per giocare in nazionale si fanno più difficile. E questo è il nostro obiettivo, avere non solo una persona o due persone per ruolo, ma anche 3, 4, 5, 6, dove comunque se non giocano in nazionale giocano sempre, vanno a alimentare un campionato di Serie A che sempre diventa più interessante. E questo anche. E dobbiamo fare una base molto larga, molto, la piramide dopo sicuramente si stringe purtroppo, però... E questo è la vita e anche lo sport. Della qualità questo, però. È stato un piacere. Io ringrazio il Rebi Lumesame per questo invito, per questo trofeo che è molto interessante a livello qualitativo, perché così riusciamo a vedere tutti insieme le giocatrici che possono in un futuro alimentare questa formazione. Va bene, vi ringrazio e vi aspetto al terzo tempo. Grazie a voi. Grazie. It's all right. Baby, we're gonna have a good time tonight.